permettere ai turisti non solo di fruire di un bene architettonico quale il Castello Svevo di Trani in maniera diversa, per esempio attraverso la recitazione che riesce a coinvolgere ancora più emotivamente il pubblico di visitatori. E quanto si è proposto di fare il Touring Club Italiano in collaborazione con la società Nova Puglia e il Teatro del Viaggio, che il prossimo 7 dicembre presenterà all'interno del maniero Federico II e il Sogno della Conoscenza, un percorso tra storia, arte e teatro, nonché una speciale visita guidata con attori in costume, scritta e diretta da Gianluigi Belsito. I dettagli sulla rappresentazione sono stati presentati dall'autore e regista nel corso dell'anteprima svoltasi lo scorso sabato. L'idea nasce dal concetto di valorizzazione dei beni culturali attraverso qualcosa di vivo, come può essere il teatro o lo spettacolo. È un'idea nata studiando proprio la figura dell'imperatore, il suo rapporto con la terra di Puglia, tant'è vero che lui veniva definito proprio Puera Puglia, cioè fanciullo di Puglia, e di tutti i castelli che sono stati fatti erigere proprio su commissioni appunto di Federico II, tra cui questo castello, il castello di Trani, che vide anche, fece da sfondo al matrimonio di quello che si considera il suo figlio prediletto, cioè Re Manfredi con Elena De Piro. Ed è uno spettacolo itinerante che procede un po' a tappe nella vita di Federico II, non in maniera cronologica, ma dando un po' delle suggestioni, quello che è il suo rapporto con la vita di corte, con la Chiesa soprattutto, con il papato, con gli intrighi, i tradimenti, i suoi ministri e consiglieri, le sue donne anche, che svolgono un ruolo molto importante, e infine questa sua idea che aveva della conoscenza e dello studio, tant'è vero che c'è questa guida turistica un po' speciale che è Michele Scoto, che fa da narratore e poi si svela essere appunto l'astrologo, il sapiente di corte. È uno spettacolo che viene aperto al pubblico, alla città, domenica 7, il giorno dell'Immacolata, di mattina, organizzato proprio dal Touring Club Italiano, dalla sede della BAT, quindi dal console Luciano D'Oronzo, in collaborazione con la direzione del castello, con la cooperativa Nova Puglia che gestisce il castello, con cui stiamo proprio organizzando una serie di iniziative di largo respiro anche successivamente, e dal Teatro del Viaggio.